Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Delleric, benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo episodio di Total War Attila. Prima di cominciare io volevo ringraziare tantissimo il mio iscritto di punta proprio, che è Historian, che praticamente commenta ogni mio video, è presente da tanto tempo e io veramente lo ringrazio di cuore per il suo sostegno, per la sua simpatia, interviene sempre, per cui guarda, veramente ti ringrazio di cuore, così come ringrazio anche Sasso Muschiato, che anche lui mi segue da tantissimo tempo, commenta spessissimo, devo dire siete davvero attivi, per cui vi ringrazio davvero di trovare il tempo di seguirmi e di dedicare così tanto tempo, insomma, ecco, a sostenermi. Voglio dare retta proprio a un consiglio che Historian mi ha dato, e che è quello di, dopo la battaglia che abbiamo fatto contro i Caledoni, o Caledoni che dir si voglia, adesso non voglio entrare in merito, di lasciarli qui a marcire, visto che stanno degradando pian pianino. E tra l'altro noi dopo questa battaglia abbiamo un'abilità da dare, anzi un paio di abilità da dare al nostro generale, che ha una lealtà veramente bassa. Allora, gli diamo un punto abilità qua sicuramente. Quello del morale non mi dispiace. Io darei queste, visto che le stiamo puntando molto sul combattimento. Anzi no, quello del cibo, costi di costruzione e costi di costruzione sono diminuiti. O la difesa corpo a corpo per la fanteria, visto che siamo in carenza di cibo, non mi dispiacerebbe puntare. No, scusatemi, ho sbagliato il tasto. Riposizioniamo, facciamo così e così, così aumentiamo un pochino il cibo per il prossimo turno. Ma al di là del fatto che comunque stiamo sistemando, stiamo costruendo, finendo di costruire i campi da questa parte, la cascina anche da quest'altra, e che poi svilupperemo ulteriormente, insomma, dovremmo far fronte presto a sto discorso qua del cibo. Quello che mi preoccupa invece è questa benedetta pestilenza, perché ci sta veramente decimando. Allora, se non ricordo male, con CTRL e M io posso unire delle unità che sono ridotte molto male, e infatti così facciamo, perché mamma mia, allora facciamo questi 20, allora 26 con i 28, questi 20 qua, porca miseria, tanto sono 80, questi 20 li facciamo allora con i 33, che sono quelli un po' più scarsetti, li dobbiamo unire in questo modo. Voi invece mi dovete rimanere lì. Anche questi li possiamo unire. In questo modo qua le unità non dovrebbero essere troppo spaiate, insomma, ecco. Questi due anche, quant'è il massimo? Che non me lo ricordo più. 39 su 80, li posso unire pure questi. Non mi piace unirli molto, perché si stanno, sembrano che si riducano le forze, però è l'unico modo un attimo per far fronte, a meno che io non voglia reclutare ancora delle unità, cosa che tra l'altro posso fare. Allora, anche perché per la difesa di queste unità, quanti soldi ho? Beh, non è che si è messo proprio malissimo, però magari un paio di questi e una cavalleria, io giusto giusto me la farei per il prossimo turno, perché sono un po' a rischio qui. Io poi, diciamo, successivamente, appena mi sarà passata questa maledetta, mamma mia come siamo messi male. Siamo messi davvero male.
Non posso neanche entrare a reclutare per la miseriaccia. Anche qua sono messo abbastanza di merda. Uniamo queste e non ho la possibilità di addestrare attualmente qua, perché probabilmente devo aver fatto qualcosa. Devo aver già fatto qualche cosa. Vabbè, non importa. Per il momento va bene così. Allora, vediamo qua come siamo messi. Stiamo finendo di. Ah no, c'è la possibilità di costruire, però abbiamo detto sì, perché non ho. Ho uno squallore elevato qua. Devo aspettare di poter fare una struttura. E ce ne vorrà ancora un bel po'. Crescita più 10. Io più di così non posso fare. Più di così non posso fare. Qui, mamma mia, c'è una crescita che è un fattore. Sì, siamo in positivo, in crescita, però il costo di costruzione è meno 10%. Devo cercare un qualche cosa per gli sviluppi militari, esperienza per le unità. No, io ho bisogno. Capacità di reclutamento dell'esercito, ordine pubblico massimo di più 4, bonus per la presenza di paganesimo germanico. Cambio in questo perché sto andando in negativo e sto rischiando le ribellioni. Per cui qua adesso sarà una puntata, ragazzi, di gestione migliore della fazione. Perché per il momento costo di costruzione ci fermiamo un secondo, non importa. Perché tra l'altro questa è una cosa che vale per tutta la regione, dimenticavo questo aspetto. Allora, vediamo un attimino anche qua. Oh, posso trovare marito io per questa, eh. Posso trovare marito. Allora. Tu. Tu non posso farti sposare? Non so, dico io così. Questo è 4 su 10. Allora. Faccio diventare compagno, se me lo fanno fare, tra l'altro. Sperando che. Allora, se io volessi trovare marito per questa e io volessi trovarlo però tra i miei candidati, come caspita faccio che non me lo ricordo? Dannazione. Quanti anni ha? 16 anni. Eh sì, cazzo, sei in età da marito? Non hai sufficiente influenza per questa azione. Costo influenza 30. Vabbè, dovremmo aspettare ancora un pochino, evidentemente, perché sennò devo andare a chiedere matrimonio ad altre fazioni. Io ho un'altra cosa che voglio fare. Visto che conquistando questa città ho scoperto quest'altra fazione, tra l'altro dobbiamo tenere sempre a mente quali sono i nostri obiettivi. Fino a primavera 425, ok, assumi il controllo di 30 insediamenti che siano di tua proprietà, ok, ma 30, orca troia, mantieni il controllo delle seguenti province che siano di tua proprietà. Sì, va bene, d'accordo, quella. Devo saccheggiare 4 diversi insediamenti, ricerca 10 tecnologie. Ma tutta sta roba? 60 unità in tutto, mantieni 20 unità navali, ma se io volessi la vittoria militare. Obiettivi del capitolo, vediamo un attimo. Ok. Entra in guerra con i sassoni. Ok.
Saccheggia grazie a un numero di insediamenti diversi pari a 3, tra cui... Ok, questo qua, niente di più semplice. Ho capito che devo finire qui. Va bene. Però non mi dispiace essere andato dove sono andato. Allora, vediamo un attimino di intrattenere... Allora, già ci vedono male, perché? Allora, avvia diplomazia. Allora. Ti chiedo un patto di non aggressione, intanto per cominciare. Avete rifiutato, molto bene. Io spero che non vengano a romperci le palle. Che cazzo è successo? È caduto qualcosa? Ho sentito cadere qualcosa. Vabbè, ho i fantasmi, ragazzi. In negozio mi cadono le cose. Cari angli, voi... Non ho la possibilità di commerciare con voi perché non avete un porto. Con i Caledoni, vabbè, adesso loro sono in orda, sono cazzi vostri. Con i Dani anche si commercia. Con i Franchi non abbiamo mai fatto nulla. Allora, vediamo se questi Franchi... Innanzitutto un patto di non aggressione. Allora, no, non c'è verso proprio. Un accordo commerciale? Ma siete delle merde però, eh. Cioè... Ho degli stronzi fatti e finiti. Vabbè, non importa. I Sassoni non posso commerciare lo stesso perché siete via terra e non posso fare nulla. A questo punto, prossimamente i Franchi, andremo a far visita ai Franchi perché così non se ne può più. Voi, We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. The spirits know truth. I thank you ma for. guarda che roba! Cioè proprio gli faccio cagare. I do not Niente, think. non c'è verso. Io ci ho provato, vabbè. Ci ho provato, sono un po' cazzi vostri. Passiamo il turno, allora. E vediamo, sperando che questi non attacchino. Sono messi male quanto noi, per cui... E questo video? Cos'è sta figa? Erano pronti per la guerra. Il mondo era piombato nell'oscurità. La terra diventò un posto più freddo e il vento portò racconti di morte. Ed ecco un cavallo nero e colui che in sella aveva un paio di bilance nelle mani. Aia. Tutti si inginocchiarono davanti a lui perché sapevano che avrebbe divorato la terra e incendiato le fondamenta delle montagne. Aia. Attila nacque dall'oscurità e dalla disperazione. Sono abbastanza distante io in teoria da dove agisce Attila, eh. Ancora il logoramento. Vabbè. Mamma mia, quanti ne sto perdendo. Nasce Attila, vabbè. Ok, obiettivi completati, uno di quattro. Missione assegnata. Sopravvivi a questa data, primavera 420. Va bene. Aumentiamo. Orca vacca, quanti soldi che abbiamo adesso? Ok, abbiamo un nuovo compagno, perfetto. For the
Per la miseria, ragazzi, siamo messi di merda qua, eh. Siamo messi assolutamente di merda. E perché non posso reclutare? Qui non va bene. Porca vacca, porca vacca. 64 su 80. No, non ho la possibilità di unire questi due. Non va molto bene. E questi chi cazzo sono? Vabbè. Spero transitino e basta, ma devono essere quelli che io ho conquistato qua. Sta migliorando un po' tutto. Qua però aumenterebbe lo squallore, che è già abbastanza alto. Allora, qua facciamo campi assolutamente, perché aumentiamo un po' di cibo. Non guadagneremo più di tanto, però altro cibo e usciamo da questa cazzo di carestia, perché non ci fa affatto bene. Questo sarebbe per aumentare le risorse. Costerebbe un casino farlo. Per cui per il momento aspettiamo. E questo consumo di cibo è un consumo di cibo che è elevatissimo. Anche qui per il momento aspettiamo un attimo. Allora, eh sì, questi qua sono passati senza chiedere permesso. Facciamo un attimo di attenzione. Mamma mia, ragazzi, è un fottuto casino. Io non ho capito perché non posso reclutare. Ah, per forza, perché no, non ero nella modalità giusta, ragazzi. Adesso ho capito perché. Sono un po' un coglionazzo. Allora, cerchiamo di... Uila. Voi siete interessanti. Solo che qui cavalleria non ce n'è. Voi siete interessanti. Vediamo un attimo come siete a... fanno tantissimo male a distanza questi. Molto bene. Non devono avere... rate fire, spotting range 80. 80, ma in confronto a questi sono pressappoco lo stesso. Range 80. No, no, sono pressappoco lo stesso, eh. Però forse sono un po' più difesi meglio, probabilmente. Anche perché costano tanto di più. Comunque, vabbè, per il momento manteniamoli. Mamma mia, ragazzi. Come facciamo qua con sta benedetta febbre tifoide? È un cazzo di casino. Io vorrei avere la possibilità... Eh sì, lo so che ci sono delle incursioni e che questo causano un deficit negli introiti. Costruzione dei campi completata. Pane sacrificale, va bene. Ok, cambio climatico, carestia. Dovremmo a breve far fronte a sto discorso della carestia, comunque. Perché ho anche queste cavolo di orde, oltretutto, ho queste cose qui. Probabilmente se non le avessi... È che attaccare in queste situazioni... Tra l'altro, vedi che non è più... Questi stronzi non sono più in... Io non so così quasi se attaccarli. Come sono messi? Puttana miseria, non è che siano messi proprio male, però. Allora. Questi La cavalleria ha andato tutto quello che poteva andare, per cui adesso noi facciamo così. Ed eventualmente il prossimo turno facciamo un attacco, perché io questi qua non li voglio. Facendo la razzia,
praticamente si stanno mantenendo, non sono più in logoramento. È una cosa che non posso assolutamente accettare. Per cui passiamo il turno e vediamo. Mamma mia, ne sto perdendo veramente tanti, ragazzi. Per colpa di questo logoramento, sia per la fame che per la... Mamma mia. Che per le pestilenze. Però attenzione, attenzione, si comincia a crescere adesso. Qui hanno smesso di fare razzia, però non sono in logoramento. Si comincia a crescere, siamo in positivo finalmente con il cibo, perché questi hanno smesso. Io quasi quasi farei questo attacco. Vedete che la carestia è risolta. Perfetto. Dimmi che... Ah beh, non sono ancora pronti i campi, quindi fate conto voi. Quando saranno pronti ci sarà proprio una risoluzione completa. Tra l'altro finalmente siamo in positivo. Adesso miglioreremo la situazione. Io il prossimo turno voglio fare questo attacco e vedere anche di riuscire a ritornare in tempo per la colazione. Dai, che piano piano si stanno risolvendo le nostre problematiche. Anche qua, ok, stiamo cominciando ad andare meglio. Ok, molto bene, ragazzi. Oh, per me è un sospiro di sollievo questa cosa, davvero. Vedo che i romani sono messi molto male. Ci sono i pitti che stanno facendo... No, ma erano i pitti quelli che io ho fottuto qua, no? Erano assolutamente i pitti. Tra l'altro quelli che sono passati sono semplicemente passati, punto e basta. Dovevano essere questi con tutta probabilità. Sì, mi pare di sì. Erano questi qua. Chiamiamoli gli irlandesi, anche se... i pitti sono tantissimi. Hanno un'orda enorme. Mamma mia. Vabbè, allora ragazzi, se avete qualche cosa da suggerirmi, fatelo adesso o non fatelo mai più. No, in realtà vi prego, continuate a darmi suggerimenti, perché io questo gioco dovete sapere che lo sto giocando solo con voi, praticamente su YouTube, perché veramente non ho il tempo fisico per poterlo giocare anche da solo e quindi scoprire un po' molti meccanismi. Io adesso, sia se avete qualche consiglio anche qua per la fazione, non mi ricordo se si può... Sì, sicuramente posso offrire in matrimonio mia figlia a una popolazione, a un'altra popolazione. Ditemi voi se potrebbe convenire, che sia magari gli irlandesi o qualcun altro, insomma, se potesse convenire questa cosa. Datemi un consiglio se secondo voi vale la pena attaccare quest'orda, perché non è più in logoramento e non capisco il perché, perché prima lo era. Sono in tanti, però se io aspetto magari un pochino che si ripiglino queste unità, potremmo fare un bel attacco. Tra l'altro l'esperienza di tutte queste unità è pressoché nulla. Qua ho qualcuno un po' di... con qualche esperienza, ma queste qua è pressoché nulla, sono tutte unità fresche e nuove. E io ho paura a cambiare cose, perché potrei dare maggiore capacità, vedete, ecco, maggiore esperienza. Però preferirei attualmente mantenere così come siamo, perché è un equilibrio davvero precario. Per cui aspetto i vostri suggerimenti, i vostri commenti. Mi raccomando, come sempre, un bel mi piace. Ricordatevi la pagina di Facebook, perché io a breve ritornerò a essere molto più presente, se avrò la fortuna di ricevere questo cellulare che io ho ordinato. E quindi mi raccomando, ecco, noi ragazzi ci vediamo come sempre al prossimo video. State in campana, alla prossima!